Dottoressa Elisabetta Böhm, primario di oculistica presso gli ospedali di Mestre e Venezia. Venezia è sempre stata all'avanguardia nell'ambito del trapianto di cornea. Quanti sono gli interventi eseguiti da voi oggi e quali le nuove strade che state percorrendo? E mi piace ricordare che Venezia e Mestre sono state la storia del trapianto in Italia attraverso la professora Rama. E noi cerchiamo di portare avanti la sua eredità. I trapianti che facciamo fra Mestre e Venezia saranno 250-300 all'anno, quindi rimangono un numero molto molto elevato. Le nuove tecniche che stiamo cercando di standardizzare, di proporre, sfruttano il taglio fatto con il laser a femtosecondi. Per il resto tutte le tecniche attualmente in uso, sia dei trapianti anteriori, posteriori, tutta la trapianti. Quindi come numero ci aggiriamo intorno? Fra i 250 e i 300, che sono un buon numero per tenere ben aggiornata la casistica, il follow-up, è un numero sufficiente per capire come si può modificare la tecnica. Quali sono le caratteristiche dell'intervento eseguito con il laser a femtosecondi? Quali i vantaggi? Beh, il laser sostanzialmente fa un taglio perfetto. Quindi diciamo il vantaggio è di evitare qualsiasi potenziale errore legato alla mano del chirurgo. Il laser in particolare fa dei tagli sagomati, ovvero non abbiamo più una cicatrice lineare per l'affrontamento semplice di due strutture, ma abbiamo un disegno ad incastro. Questo può senz'altro favorire una miglior resistenza al trauma, sono soprattutto persone giovani che fanno questi interventi, quindi possono continuare a fare sport se desiderano. E in quali casi viene utilizzato? Per qualsiasi trapianto oppure? Per qualsiasi trapianto, sia perforante che lamellare, sì. Grazie.